Tutor Island qua, come ve la state passando con questi calcoli numerici, questi codici, questa programmazione? So, potrebbe essere un argomento nuovo per molti di voi, ma è un argomento molto avvincente, molto intricato, ma che dà grandi soddisfazioni, perciò continuate a seguire la playlist, continuate a seguire Tutor Island, tantissimi video usciranno, tanti ne sto già preparando. E adesso oggi andiamo a vedere la teoria e la formula per il metodo delle differenze finite centrali. Questo è un metodo di calcolo numerico di una derivata di una funzione. Abbiamo visto il metodo all'indietro e il metodo all'avanti nei video precedenti, tornate a vedere la playlist differenze finite qui su Tutor Island per trovare tutti i video. Vi consiglio di partire dall'inizio e se siete arrivati qua, appunto, avete già il bagaglio di conoscenze che serve per capire questo metodo. Comunque la mia spiegazione sarà abbastanza esaustiva, perciò forse riuscirete comunque a seguirla anche se non avete visto i video precedenti, ma ve li consiglio. Andate a vedere altri video se trovate argomenti che non conoscete, di cui parlo in questo video attuale, gli altri video che trovate sul mio canale Tutor Island, e comunque il web è pieno di informazioni in merito a argomenti tecnici come questi. Contattatemi, i miei contatti li lascio a fine video e in fondo nella descrizione qua di questo video, condividete il video con i vostri colleghi e amici, ma adesso andiamo subito a vedere la spiegazione teorica e la formula per il metodo delle differenze finite centrali. Andiamo a vedere che cosa significano queste formule. Intanto teniamo ben presente che questa è la nostra formula finale, noi vogliamo arrivare a questa per le differenze finite centrali. Vediamo perché ci arriviamo. Se utilizzo la formula di Taylor, quindi qui scrivo formula di Taylor, con il resto secondo Lagrange, anzi scriviamo resto secondo Lagrange, ecco, posso scrivere il valore della funzione in un punto successivo rispetto a escon 0 come la funzione nel punto più la derivata prima nel punto per l'incremento più un mezzo per la derivata seconda nel punto per incremento al quadrato e così via. Facciamo subito chiarezza. Chi è escon 0? Chi è h? Io qui ho l'asse x. Avrò il dominio della mia funzione che sta sull'asse x. Per esempio questo è x con 0, questo può essere x con 0 più h e questo può essere x con 0 meno h. Questo è ovviamente h, incremento, e questo è ovviamente h, incremento. La formula mi dice che se voglio calcolare la funzione in questo punto, devo conoscere le sue proprietà nel punto precedente. Stessa cosa se l'incremento lo do all'indietro, se la voglio calcolare in questo punto, devo conoscere le proprietà nel punto successivo. Xi ed eta non ci interessano troppo, sono xi un punto interno all'intervallo x con 0 x con 0 più h ed eta un punto da qualche parte nell'intervallo x con 0 meno h x con 0. Questo qui è perché ho il resto secondo Lagrange, quindi metto L qui. Se vado a fare il calcolo della prima meno la seconda, mi viene f x con 0 più h meno f x con 0 meno h è pari a, i termini positivi se ne vanno, quindi se ne vanno questo e se ne vanno questo. I termini negativi invece si sommano, quindi qui mi viene due volte f' x con 0 per h e qua mi viene 1 su 3 fattoriale che raccoglie la derivata terza in xi meno la derivata terza in eta, tutto moltiplicato per h cubo. Definisco la derivata... la differenza finita centrale nel punto di escon 0 appunto nel modo in cui ho scritto qua la differenza tra la funzione nel punto successivo, cioè qui la funzione qui meno la funzione nel punto precedente qui diviso 2h. Questa è la differenza finita centrale. Perché la definisco così? Perché quando divido per 2h, sinistra e destra, a destra mi rimane la derivata prima in escon 0 più qualcos'altro, che è l'errore. Ma io appunto voglio una formula che mi esprima la derivata prima nel punto escon 0, qui. E quindi ho fatto.
Cioè, ho trovato una formula che mi esprime la derivata prima in maniera numerica, senza limite, in maniera discreta, cioè calcolando la f nel punto successivo e il punto precedente, dividendo poi per 2h, chiaramente. Quindi il termine che avanza è l'errore. Cioè, io ho fatto questa divisione per 2h perché volevo liberare la derivata prima nel punto x con 0 dagli altri coefficienti, non mi interessa del resto, ma una volta che ho liberato questo ho un'espressione per la derivata prima in x con 0, che è quello che volevo, un'espressione numerica, discreta, senza limite poi. E quindi un'espressione che posso implementare al calcolatore. Il resto è l'errore. Vediamo subito un piccolo dettaglio, come si comporta questo errore. Nel caso di polinomi fino al livello cubico, quindi polinomi fino al terzo grado, avrò una funzione del tipo ax cubo più bx quadro più cx più d. La derivata prima sarà 3ax più 2bx, 3ax quadro più 2bx più c. La derivata seconda sarà 6ax più 2b. La derivata terza sarà 6a, costante su tutto r. Quindi l'errore nel caso in polinomio fino al terzo grado diventerà 0, perché la derivata terza in xi sarà 6a, la derivata terza in eta sarà 6a, 6a meno 6a fa 0. Quindi nel caso di polinomi fino al terzo grado io ho un calcolo esatto della derivata nel punto x con 0 utilizzando le differenze finite centrali. Nel caso di funzioni generiche ho comunque sia un errore proporzionale ad h quadro. Siccome quando h è minore di 1, h quadro è minore di h, questo metodo è conveniente rispetto, andiamo a vedere, ai metodi, per esempio, che abbiamo visto, backward all'indietro e forward all'avanti, perché lì avevo solo h. Quindi se scelgo h, per esempio, pari a 0,1, l'errore per le differenze finite in avanti che commetto rispetto al valore della derivata è proporzionale a 0,1. Lo stesso per il metodo all'indietro, ma per il metodo centrato è proporzionale a 0,1 al quadrato, cioè a 0,01. Ok? 0,1 è un decimo, quindi un decimo per un decimo è un centesimo, quindi 0,01. E questo è il vantaggio dell'utilizzo delle differenze finite centrate o centrali. Bene, questo conclude quello che volevo dire per questa formula e questa derivazione teorica. Andiamo a vedere i soliti contatti, tutorial and FB, seguite anche le altre playlist e gli altri video nel canale se avete trovato degli argomenti durante questa spiegazione che non conoscete, scrivete sotto i vari canali che vi sto lasciando qua, aprite una discussione, altri potranno rispondervi, risponderò anche io, e se volete una risposta personalizzata mandatemi una mail a contact.tutorial@gmail.com, e ancora meglio prenotate delle lezioni private sempre a questo indirizzo, in modo che io possa condividere con voi privatamente la mia esperienza, che ha più di 10 anni, nell'aiuto degli studenti nelle materie scientifiche di ingegneria, di matematica applicata, eccetera. Con questo è tutto per questo video, al prossimo andremo ad applicare questa formula scrivendola in codice, quindi ad implementarla in codice MATLAB, passo passo come al solito, seguite la playlist differenze finite. Se siete arrivati a questo video senza i video precedenti, magari ripartite dai video precedenti perché si fa tutto dall'inizio fino ad arrivare a qua, e vi lascio con un saluto, buona giornata e buone esplorazioni numeriche.